Bentrovati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Vi avevo promesso questo video sulle taglie, perché bisogna fare un po' di toto taglie, così mi diverto io un attimino, ma poi vi divertite voi a spararla grossa, perché giocare con le taglie è spararla grossa, ovviamente. Qui non c'è una regola, qui si spara alto, chi la spara più forte vince, anzi facciamo un contest. Chi la spara più grossa vince il premio per il miglior sparatore. Così, poi farò una classifica, vi leggo tutti, mi segno chi la spara più grossa e quindi poi chiaramente cercate di essere onesti. Non è che se mettete 10 miliardi vincete, no, così essere stronzi, perché così vuol dire barare. E per me ci sono delle regoline che si possono seguire, quindi siate onesti e provate a immaginarvi cosa si può inventare il sensei. Vi dico la mia. Partiamo da questa piccola breve analisi, almeno facciamo anche un po' di lavoro e non giochiamo soltanto così. Vediamo le taglie degli imperatori e dei ex vecchi cuori ormai defunti. Il primo ovviamente è l'attuale imperatore sconfitto, Kaido, il signore delle bestie, la cui taglia è 4 miliardi 611 milioni e 100 mila belli. Mi sento un po' Brennio in questo momento che vi faccio vedere le taglie proiettate al muro. Poi abbiamo il rosso con una taglia da 4 miliardi e 48 milioni e 900 mila belli. Big Mom con una taglia di 4 miliardi 388 milioni. Poi abbiamo il buon Teach con una taglia di 2 miliardi 247 milioni e 600 mila belli. E poi le due glorie antiche, ovvero Goldie Roger con una taglia di 5 miliardi 564 milioni 800 mila belli. E poi Barba Bianca con 5 miliardi e 46 milioni di berri. Allora, se analizziamo queste taglie, possiamo vedere una cosa. I tre imperatori più vecchi che erano rimasti in vita hanno una taglia superiore ai 4 miliardi. Quindi Shanks 4 miliardi e 48, Lin Lin 4 miliardi e costi 400 milioni e Kaido praticamente 4 miliardi e 600 milioni. Quindi Kaido era il più pericoloso dei tre dal punto di vista di taglia. Non supera nessuno i 5. Chi supera i 5? Newgate con 5 miliardi e un pochino, quindi quasi 50, e chiaramente Roger con 5 miliardi e 500 milioni. Questi erano i pirati più pericolosi, perché i più vicini al One Piece. Chiaramente Roger lo ha raggiunto e ha ottenuto il titolo di re dei pirati. Se noi dovessimo quindi basarci su queste taglie, su queste basi, possiamo fare delle ipotesi su ciò che può essere accaduto ai Mugiwara. Partiamo ovviamente da Ruffy, il capitano. Io farei questo discorso. Ruffy attualmente non può, secondo me, superare Barba Nera, perché Barba Nera deve essere comunque quel gradino da superare per poi effettivamente raggiungere la vetta della pirateria. È un discorso scemo, perché ovviamente le taglie non giustificano i livelli di forza, non giustificano nulla. Semplicemente Barba Nera deve risultare, secondo me, più pericoloso di Ruffy al momento. Così almeno gli diamo un contendente che sulla carta, perché la carta della taglia ovviamente, risulti almeno più pericoloso di lui. Allora, se dovessimo mantenere statiche le taglie degli imperatori, Barba Nera, che ha una taglia di 2 miliardi e 200 milioni circa, risulta come tetto per Ruffy, e quindi Ruffy non può superare i 2 miliardi. Ergo, potrebbe avere un balzo di soli 500 milioni. A me sembra un po' poco, benché 500 milioni non sono pochi, considerando tutto. Però ha buttato giù l'imperatore più forte di tutti. Risulta essere il Nika redivivo dopo 800 anni, quindi qualcosa in più di 500 milioni io gli darei. Potrei addirittura farlo arrivare a 3 miliardi, fossi il governo mondiale. Ma così vorrebbe dire superare Barba Nera in taglia. Perciò, secondo me, Barba Nera ha fatto qualcosa in questo mese che potrebbe collegarsi a quella frase «No, non lo lasceremo alla Marina, voglio prenderlo prima io». Quindi potrebbe giustificare un'azione del nero che gli comporti un aumento di taglia magari a 3 miliardi e mezzo, a 4 miliardi anche lui, come gli altri imperatori. E quindi abbiamo un altro imperatore con una taglia da 4. Oppure, se i sogni si possono ancora fare, e siccome io sono un fan di Teach, credo che gli uomini non smetteranno mai di sognare,
Barbanera ha seccato il rosso e quindi ha balzato anche lui di livello. Però questi, lo sapete, sono i miei sogni mostruosamente proibiti e non è questo il momento per dibattere di queste cose. Vedremo, vedremo. Ergo, Luffy potrebbe, secondo me, avere una taglia di 3 miliardi sporchi, 3 miliardi e spiccioli. Facciamo 3 miliardi, così è pulita, la taglia è 3.000.000 e non ci sono più problemi per tenersela a mente. 1 miliardo e mezzo è facile, 3 miliardi è facile. Quindi Barbanera 4 miliardi, Luffy 3. Questa è la mia speculazione. Luffy 3, Barbanera 4. Per ragioni diverse potrebbe essere successo qualsiasi cosa. E da qui possiamo giocare sui sottoposti di Luffy, sui compagni, non sottoposti, sui compagni. Zoro, ovviamente, che parte da una base di 320 milioni, che ha battuto King, che ha una taglia di 1 miliardo e 390 milioni, io direi che comunque se il reporter sul campo è Apu, e Apu ha riportato i fatti come sono accaduti, potrebbe avere un bel balzo. E quindi Zoro potrebbe avere anche lui un bel salto di 1 miliardo di taglia. Quindi 1 miliardo e 320 milioni. Vogliamo superare King, il suo avversario? 1 miliardo e 4. 1 miliardo e mezzo. 1 miliardo e mezzo potrebbe averla il buon Zoro come taglia. Stesso discorso lo facciamo per Sanji, che ha sconfitto Queen con una taglia di 1 miliardo e 320 milioni, quindi proprio quel miliardo in più alla taglia di Zoro, potrebbe, a mio dire, equiparare finalmente le due ali del Re dei Pirati, non me ne voglia Delli, non me ne voglia Delli. Le due ali della dei Pirati, quindi i suoi bracci destro e sinistro potrebbero finalmente avere una taglia uguale e finirla di contendersi il ruolo del numero due, no? Tutti e 2.5 miliardi. Sarebbe meraviglioso. Sarebbe meraviglioso. Una volta nella vita Sanji e Zoro messi alla pari. Vedremo, vedremo se questa contesa tra i due è terminata. E poi veniamo chiaramente ai compagni la cui taglia è sempre stata leggermente meno rispetto ai Big Trio, no? Nami, che adesso ha 66 milioni, potrebbe anche balzare di 500 milioni, cioè quel salto di qualità, diciamo, dovuto all'aumento del capitano, quindi un 566 milioni. Il buon Usopp potrebbe raggiungere invece il miliardo, era 200 milioni prima, comunque una taglia molto pericolosa. Il miliardo potrebbe raggiungere, non che abbia fatto chissà che a Wano, lo sappiamo, non ha fatto assolutamente nulla, però è quel balzo che gli dà prestigio. Se non è 1 miliardo, potrebbe essere comunque un balzo di 500 milioni anche lui, e quindi avere una taglia di 700 milioni, che è una signora taglia. Non è da sottoposto di un imperatore, ma quasi, cioè Prospero aveva 700 milioni ad esempio, che è evidentemente il vice di Big Mom in quanto gerarchia familiare, poi c'è Katakuri per altri discorsi, però potrebbe starci come ragionamento. E poi c'è Chopperino, il nostro amico Chopperino, anche qua, che si fa? Che si fa? Se Apu effettivamente è stato vero reporter, dovrebbe anche riportare che Chopper ha curato tutti da un virus potentissimo. E ricordiamoci che comunque la scena in cui Apu scappava per il virus e quant'altro, Chopper ha addirittura dato uno sberlone a Queen in forma monster. Io mi auguro che Apu abbia fatto fotografie a tutto, non lo so, io spero che Apu abbia fatto veramente foto a qualsiasi cosa e che abbia riportato anche la taglia di Monster Chopper. E quindi finalmente anche Chopper potrebbe avere la sua, diciamo, ultima, non quasi, forse no, penultima taglia, con una fotografia degna di lui, non è appunto il Chopperino che mangia lo zucchero filato. Quindi magari un 500 milioni per Chopper, so che è troppo da immaginarsi, sarebbe un salto di qualità pazzesco. Però dai, neanche 1000, non vorrei avesse 1000 berry e basta. È pochissimo 1000 berry, veramente, il nulla cosmico. Quindi vabbè, se non è, deve essere 500 milioni, almeno 100 milioni che ci arrivi, poverino. Ce lo meriterebbe, poverino Chopper, dai. Non può far pena fino alla fine, poveraccio. Nico Robin è una questione particolare, come sempre. Robin ha avuto una taglia bassissima fin dall'inizio, nonostante, a mio dire, sia la persona più pericolosa al mondo. Più degli imperatori, più di Luffy, più di tutti, più di Dragon, perché lei ha le chiavi per sbloccare i pericoli e i tabù del mondo, alla facciaccia di Xibek e tutti gli altri stronzi. Cioè Robin è la persona più pericolosa del pianeta, e che lei abbia un 130 milioni adesso è sempre stato evidentemente un modo per tenere la cosa controllata, cioè non diamogli troppa evidenza, altrimenti ovviamente la cosa potrebbe sfuggirci di mano, e quindi teniamola bassa. A sto punto però, ragazzi,
ragazzi, loro continuano a dire che vogliono catturare Robin, devono catturare Robin, devono catturare Robin, anche nell'ultimo capitolo 1052, per chi vedrà questo video più in là, continuano a rimarcare il fatto che Robin debba essere catturata. Le diamo anche lei un balzo di 500 milioni? Stiamo sui 630 milioni, quindi è una taglia più che onesta per un personaggio del genere. Io le darei 6 miliardi, proprio senza pensare due volte. Però ecco, se vogliamo stare sempre a sto giochino, 630 milioni potrebbe essere un balzo interessante. Abbiamo Franky, vecchio cuore, Shogun di Wano, con la sua taglia di 94 milioni, che si lamentò ai tempi di Dressrosa perché non gli aveva dato 100 milioni. Ah, solo per 6, bastardi! Giustamente si era arrabbiato. E io che qua un bel balzo di 500 glielo darei, quindi quasi 600 milioni. È una bella taglia, 600 milioni per un personaggio del genere, anche poca secondo me. Però ci sta, è onesta, è una taglia onesta. 600 milioni per Franky. Poi abbiamo il buon Brook con i suoi 83 e anche lui, cioè dobbiamo giocare allo stesso gioco, balzo di 500 milioni, 583 milioni per il buon Brook, magari con una taglia che non sia la locandina del suo tour mondiale, magari potremmo anche rifare. Poi c'è Jimbe, che ha già comunque una taglia onestissima di 438 milioni e il balzo di 500 lo farei anche lui. Cioè, si è unito alla ciurma di Ruffy, è comunque un ex corsaro, è comunque un ex della ciurma di Big Mom, è comunque un ex governativo, è comunque un ex l'armata di Re Nettuno, è comunque un ex dei pirati di Barba Bianca. Chi manca all'appello? E quindi ci sta un bel balzo. Se non è un miliardo lui, perché deve stare chiaramente sotto Zoro e Sanji per ragioni ovvie nostre di narrativa e quant'altro, se gli aumentiamo di 500 milioni arriva a 938 milioni, che è comunque una taglia onestissima e altissima per un personaggio del genere. Quindi va benissimo, andrebbe molto bene, quasi un miliardo. Anche un miliardo mi starebbe bene per Jimbe, assolutamente. Yamato no. Yamato è purtroppo il personaggio che non avrà una taglia. Perché chi cazzo è Yamato? Cioè la domanda è proprio questa. Chi cazzo è Yamato? È la figlia di Kaido. Sì, ma è rimasta per 20 anni, anzi 28, considerando poi anche il prima delle manette, chiusa nel paese di Wano. E nessuno all'esterno sa che esiste Yamato, perché lei non poteva uscire da Onigashima. Quindi anche se ha combattuto in quel di Wano insieme a Mugiwara, una taglia per lei sarebbe una cosa stupidissima. Perché non ha senso. Non è un pericolo per il governo mondiale. Non è un pericolo per il mondo. Almeno adesso, quindi no. Yamato non avrà una taglia, secondo me. E veniamo agli ultimi due. Trafalgar Law, che adesso ha 500 milioni, e onestamente anche lui avrà un balzo esagerato, perché se Ruffy lo facciamo arrivare a 3 miliardi, lui almeno 2 miliardi ci deve arrivare, perché ha sconfitto Big Mom, sicuro come l'inferno. Stesso discorso per Kid, che aveva 470 milioni, e anche lui arriverà ai 2 miliardi, quantomeno. Detto ciò, questa è la mia tototaglia, che non è una XXL ma una XL normalissima, e ditemi la vostra. Vi ripeto, facciamo questo giochino, chi la spara più grossa, ma onestamente, nel senso, voglio che ci siano dei ragionamenti, non a Ruffy 10 miliardi, Zoro 20.000 euro e Sanji 3 euro con la cambiale. Cioè, proviamo a fare un ragionamento di testa, okay, giochiamo di pancia ma usiamo la testa, proviamo a fare dei ragionamenti. Vi chiedo, se voi non volete cazzeggiare, fatelo lo stesso, non interessa, non è un problema, divertitevi come sempre. Però se volete partecipare a questo giochino idiota, magari poi chi vince lo faccio venire in live con me, una blind del venerdì, se può, alle 2:30 ovviamente, se no una fatal four reading la domenica alle 21, alle 18, quando si può. Comunque qualcosa in palio vi do, chi vince viene in live con noi a far qualcosa. Detto ciò, io vi saluto, come sempre divertitevi, fate i bravi, mi raccomando, non rompete i maroni alla direzione, e alla prossima, ciao!